Ciao a tutti, bentrovati! Andiamo subito, immediatamente, a preparare il minestrone nel bimbi. Vi faccio vedere passo passo come prepararlo con estrema semplicità. Seguitemi e andiamo a preparare il minestrone insieme. Vado qua. Tritiamo nel boccale mezza cipolla e un pochino di gambi di sedano alla velocità 7. Terminato, riuniamo tutto sul fondo con la spatola ed andiamo ad aggiungere 40 g di olio. Ecco qua. Mettiamo il coperchio, togliamo il tappo, mettiamo il cestello e andiamo. Facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi alla velocità 1. Terminato, andiamo ad aggiungere nel bimby le nostre verdure di stagione, quelle che più preferite. Preferite, quello che più preferite. Sono circa 6 etti tra carote, zucchine, bieta, broccolo e patate. Andiamo ad aggiungere acqua fino ad arrivare a coprirlo. Ecco qui. Ora aggiungiamo due dadi da brodo, oppure chi lo fa nel bimby, due bei cucchiaini. Facoltativo circa 2 cucchiai di passata di pomodoro. Andiamo a mettere il coperchio con il cestello e cuociamo per 20 minuti. Iniziamo con 20 minuti, poi vediamo se ci vogliono, se ce ne vogliono di più. A 100 gradi alla velocità 1 antiorario. Eccoci pronti, ho aumentato 10 minuti la cottura ed il minestrone è pronto. Ora potete aggiungere anche della pasta, indicando, mettendo il tempo indicato sulla confezione a 100 gradi, velocità 1 antiorario, o altrimenti passare, potete passarlo per un minuto alla velocità 8. Io ne tolgo un po', io lo mangio così, mia figlia Sofia lo mangerà passato. E che altro dire? Condirlo se volete con parmigiano e un altro filo d'olio. Pronti? Buon appetito a tutti da Miss Bimby Katia. E che ve lo dico a fare. Alla prossima ricetta. Non dimenticarti di iscriverti al mio canale, ti aspetto anche su Instagram. Ciao e alla prossima ricetta.